già sai che c'è un Dio che mischia queste? Tu pigli 3-4 cuffiette e butti lì, torni dopo, il giorno dopo. E certe volte tocca tagliarle. Io dico sempre, la vita in fondo è come l'albero di Natale. Quando lo fai sei in tanti e quando smonti sei da solo. Hai visto? Una volta uno mi ha detto, abbatti, io ho buttato con tutte le luci l'albero di Natale perché non lo so. Comunque, vorrei chiudere con l'incontro che a livello umano in un teatro mi ha segnato, si chiama Angelino. E incontro questo che al bagaglino rideva così. Ma sai, io sono curioso, dico, ma come ti chiami? Dice, Angelino, sali su, faccio salire. Dico, che lavoro fai? Diciamo tipo tassista. Tipo tassista. Abusivo? Diciamo, no, diciamo abusivo, noi diciamo. Ma mo ho smesso, hai visto? È romano che fa, basta che illegalità, ho pagato galleggio, faccio tutto. Mi sono rimesso in riga. E mo che fai? Stilista d'alta moda. Grazie, grazie, grazie. E che devo fare? E scende, continuiamo. No, che scende? Barzelletta, ma devi fare. A barzelletto ma di fatti pare brutto, è a prevaricare. Di sta barzelletto, io odio, mi fanno schifo e barzelletto, ma proprio schifo. Ma questa l'ha detta, tre, te giuro su Dio, bellissimo. Ce n'è i telefonini registrati, guarda. Arriva, si imposta, pì, si imposta, fa. Vorrei morire come è morto mio nonno, nel sonno, senza accorgersi di nulla. No come gli altri quattro che stavano in macchina con lui. Che chi sei? Lui dormiva e l'altro. Ti dico bravo, bella, bella, intelligente, mi piacciono. Un'altra mamma. E dinne tanto. Fa. C'è sta uno che va al bar, alle 6 di mattina fa, buongiorno. Vorrei un whisketto. Alle 6:02 due whisketti, alle 6:05 whisketti, alle 6:20 whisketti, alle 6:25 whisketti, alle 6:30 whisketti. Il proprietario della cassa gli fa, signore, scusi, io dico. Ma pare che stai esagerando, 30 minuti, 30 whisketti, fa. Ha ragione, ha ragione, ha ragione. Poi con quello che c'ho io. Perché che c'ha? Solo 3 euro. Non è una barzelletta, è una filosofia. Ma la terza. No, tatuata, perché. Le odio, eh. E dice. Di la terza, questo fa. C'è sta uno che va dall'otorino e fa, dottore, buongiorno. C'ho un problema. Mi dica, mia moglie è sorda. Beh, via lei. No, ma se quella io lo dice, sai com'è, è un po' così, nervoso. E che ti posso fare? Mi può dire quanto è sorda? Io, se invia sua moglie. Non c'è un metodo, anche spartano, per dirmi quanto è sorda. Ma che spartano, signore mio? Se quella non la devo guardare. Insomma, quello fa, sì, in modo che dire, che lei va lì e gli dice una domanda, e mi dice, ma risposta a mezzo metro e mezzo metro. Questo entra a casa e fa, buongiorno amore, che c'è per cena? Buongiorno amore, che c'è per cena? Niente, si avvicina, fa, buongiorno amore, che c'è per cena? Se gira la moglie, la terza volta e ti risponde, il pollo che le patate. Ah, questa? Questa fa ride due volte. Fa ride quando la racconti e quando la gente spiega all'altro, ah, ma era sordo lui, perché qualcuno non ha manco capito.